Ciao a tutti e benvenuti nel nostro speciale di Halloween qui su Trecce Fatate. Qualche giorno fa sui miei social vi ho chiesto cosa avreste voluto sentire in questo video e vi avevo proposto due argomenti. Uno, l'origine della festa di Halloween, l'altro, le leggende e il folklore legate alla figura del gatto nero, che è un po' una figura emblematica insieme a quella della zucca intagliata per questa ricorrenza. Prima di cominciare vorrei farvi due piccole premesse. La prima è che Halloween, a differenza di come possono credere alcune persone, non è una festa americana che è stata importata da circa 10-15 anni qui in Italia. È in realtà una festa di origine europea che è arrivata in America con le migrazioni, che poi lì si è cementata, mentre qui è andata un po' perdendosi e adesso noi la stiamo recuperando. Sostanzialmente il discorso è questo. Seconda piccola premessa. Il termine Halloween ha origine nel XVI secolo e va a individuare il focus del concetto cristiano della festa, perché Halloween è una contrazione che va a significare per tutti i santi, quindi la festa di ogni santi, che è la più importante delle feste che ricadono in questo periodo dell'anno. Ma Halloween deriva a sua volta da un'altra festa, Samhain, che è una festa di origine celtica. Samhain è un termine gaelico, attualmente molti pagani lo pronunciano Samhain, così come si scrive, ma in gaelico si dovrebbe dire Samhain, ed è una delle due feste del fuoco originali. Magari voi non lo sapete perché non siete pagani, ma il calendario del pagano riconosce otto grandi feste, le cosiddette feste del fuoco o grandi Sabbat. Si tratta delle quattro feste legate al sole, allo zenith del sole, quindi i due equinozi e i due solstizi, e altre quattro feste che cadono all'incirca una sessantina di giorni dopo ciascun equinozio e ciascun solstizio. Di queste quattro feste che cadono nell'intermezzo, due di loro sono quelle primigenie, ossia Beltane, che cade i primi di maggio, e Samhain, che cade appunto i primi di novembre. Questo perché? Perché in passato i Celti, che sono quelli a cui riusciamo a far risalire più anticamente l'origine della festa, non dividevano l'anno in quattro stagioni. Vi ricordo che i Celti vivevano in un clima diverso dal nostro perché si trovano geograficamente più in alto, quindi è un po' più difficile riconoscere in quella fascia climatica la stagione primaverile e la stagione autunnale, per cui loro dividevano l'anno soltanto in due stagioni, quella estiva, che appunto cominciava il 1° maggio e finiva il 31 ottobre, e quella invernale che cominciava il 1° novembre e finiva il 30 aprile. Beltane è la festa di primavera, la festa di inizio estate, e apriva la stagione dei raccolti, la stagione della vita all'aria aperta, delle temperature miti, del sole, eccetera, eccetera. Samhain chiudeva questa stagione e, trattandosi appunto della chiusura della stagione più importante per la sopravvivenza della specie, va a coincidere anche con quello che oggi ancora è conosciuto come il capodanno delle streghe. Era in pratica la fine dell'anno, era il loro ultimo dell'anno. Così come a noi cade il 31 dicembre, a loro cadeva il 31 ottobre. Quindi era un periodo di raccoglimento dove si tiravano un pochino le somme dell'anno, si faceva un po' il sunto di ciò che si era vissuto dal Samhain precedente. Nel frattempo ci si preparava ad affrontare la stagione più dura, quella appunto invernale, dove c'era scarsità di cibo, perché infatti Samhain è anche l'ultima festa del raccolto. I Celti sapevano, vivendo a diretto contatto con la natura, che dopo questa ricorrenza le piante non avrebbero più avuto la forza di dare frutto, perché dovevano prepararsi appunto ai mesi più freddi e le comunità lavoravano affinché le piante potessero sopravvivere, almeno quelle
perenni o quelle che comunque durano più di un anno. In origine la festa di Samhain non era un giorno solo come Halloween adesso, ma era una festa che si protraeva per 7-11 giorni, trovando il suo culmine il 31 ottobre, il 1 novembre e il 2 novembre, cioè negli ultimi 3 giorni. Precedentemente che cosa veniva fatto? Si faceva appunto l'ultimo raccolto e si cominciava a preparare tutta la comunità per affrontare l'inverno. Sì, intanto c'è Lady che piange. Si preparavano le conserve, si salava la carne, si tesseva la lana preparando coperte, mantelli, si facevano le ultime riparazioni alle case per renderle più resistenti all'inverno, si riparavano i tetti, si cominciava a raccogliere la legna per i fuochi da accendere durante l'inverno. E quindi tutta la comunità partecipava, dai più piccoli ai più anziani, a questa gigantesca macchina di preparazione. Gli ultimi giorni, poi, erano considerati più di riposo e in questi ultimi 3 giorni si commemoravano i defunti. Quindi diciamo che l'origine effettiva, lo scopo effettivo della festa è sempre rimasto lo stesso, dalla sua nascita fino ad oggi, per oltre 2000-3000 anni. Il che è particolare, è un po' insolito perché con tutte le sovrapposizioni che ha fatto il cristianesimo alle feste pagane, per favorire la conversione dal paganesimo al cristianesimo, nel tempo la natura originale di molte di queste ricorrenze è andata un poco persa. Forse potremmo dire che le uniche due che mantengono ancora la loro natura sono appunto Samhain, e quindi Halloween, e il Natale, perché il Natale festeggia la rinascita del sole dal punto di vista pagano, perché noi abbiamo appunto il 21 dicembre, il giorno più corto dell'anno. Da quel momento in poi il sole comincia a essere presente per più tempo e quindi le giornate cominciano ad allungarsi. Tutte le altre ricorrenze, tutte le altre feste comandate invece hanno piano piano assunto, magari pur mantenendo delle tradizioni tipiche pagane, hanno poi però assunto delle motivazioni, dei focus differenti, ecco, diciamo così. Perché i Celti commemoravano i defunti? Proprio a Samhain, perché appunto si tratta della fine dell'anno, quando tu tiri le somme e vivi in un contesto dove la morte è sempre dietro l'angolo, perché c'era molta mortalità infantile, le malattie non avevano tutte le cure che possiamo trovare noi oggi, si poteva morire di influenza, per esempio. La morte era qualcosa che camminava sempre di pari passo all'essere umano e alla comunità intera. Quindi era qualcosa su cui le persone inevitabilmente dovevano restare focalizzate, non potevano dimenticare la sua esistenza. E alla fine dell'anno c'era sempre da dover contare i morti dell'anno. Oltretutto, si credeva che durante questa fase di passaggio stagionale, quindi dalla stagione calda e da uno stile di vita più aperto, più spensierato, eccetera, al passaggio alla stagione fredda, quindi con una vita un po' più reclusa, un po' più raccolta, anche un po' più difficile da affrontare, il velo che separava la dimensione dei vivi da quella dei morti si assottigliasse e quindi i morti avessero l'opportunità di passare dalla loro dimensione alla nostra, tornando nel mondo, a camminare nel mondo e magari facendo visita alle famiglie o cercando di colmare quei rimpianti che non erano riusciti a colmare in vita. Qui faccio un altro piccolo focus. Il dualismo bene, male, luce, oscurità, così netto a cui siamo molto abituati noi che siamo cresciuti comunque con una fede cristiana, non era così sentito nella cultura pagana e nella cultura celtica. Diciamo che la divisione era più grigia, quindi non si aveva paura dei morti, o almeno non si aveva paura di tutti i morti. Non c'era il concetto dell'inferno, non c'era il concetto del purgatorio, quindi veniva considerato naturale che le persone cercassero di, le persone morte ovviamente, cercassero di recuperare la loro felicità tornando nel mondo dei vivi e colmando i vuoti, sostanzialmente.
Però che cosa succedeva? Poiché l'anima del defunto non è che scendeva per una notte, ah che bello, e poi se ne tornava a casa. Poteva sostare del tempo prima di tornare nella sua dimensione. Ovviamente tutti cercavano di non incoraggiare le anime infelici o comunque le anime che potessero essere irrequiete a restare nel mondo dei vivi, perché già i vivi dovevano affrontare una stagione difficile, ci mancava soltanto il fantasma che rompeva le scatole sostanzialmente. Quindi che cosa facevano? Non volendo trattenere anime che comunque potevano diventare fastidiose con la loro presenza all'interno del mondo dei vivi, cercavano di favorire una selezione. Preparavano dei lumini da accendere sulle finestre, tanti lumini quanti erano i defunti cari da cui si erano dovuti separare, in modo da indicare loro la via. E per favorire ulteriormente questa cosa, intagliavano delle lanterne con dei volti grotteschi nelle rape e nelle barbabietole, in cui inserivano un lumino e disponevano queste lanterne lungo il percorso di casa. Questo che cosa faceva? Creava una selezione tra le anime, perché un'anima legata comunque alla famiglia avrebbe superato lo spavento delle lanterne per raggiungere i propri cari ancora in vita. Un'anima che invece non era legata dall'affetto alla famiglia avrebbe desistito, avrebbe lasciato perdere, perché appunto non era spinta da dei sentimenti, ma della semplice curiosità. In questo modo, i Celti si assicuravano che alle loro case arrivassero soltanto i loro cari defunti, che quindi avevano semplicemente voglia di rivederli. E per accoglierli veniva preparato un banchetto destinato proprio a loro, con tutte le pietanze, con dei dolci, con idromele, tutte le cose buone, diciamo, che erano derivate appunto dalla stagione del raccolto. Spesso si metteva un secchio d'acqua per dissetare i defunti dopo il loro lungo viaggio. Come vi ho già detto, l'origine della festa fosse tanto diversa in origine, è sempre rimasta più o meno la stessa. Le tradizioni magari sono un po' cambiate, adesso non si intagliano più rape e barbabietole, si intaglia la zucca. Perché? Perché all'epoca dei Celti la zucca in Europa non c'era, non la si conosceva, ma la zucca è molto più facile da intagliare di una rapa o di una barbabietola. Quindi nel momento in cui c'è stata la migrazione in America e le persone sono arrivate in Canada e hanno scoperto le zucche, hanno sostituito con la zucca rape e barbabietole, ma la lanterna è sempre esistita. Il travestimento è un po' controverso come origine, perché alcune fonti sostengono che sia un'invenzione cristiana, altre no. Quelle che sostengono che sia un'invenzione cristiana imputano la cosa al fatto che, secondo la religione cristiana, che i morti, distaccati dal proprio corpo, camminino tra i vivi è considerata un'aberrazione, quindi qualcosa da tenere a distanza, qualcosa che può portare il maligno all'interno delle case. Di conseguenza, vestirsi in modo grottesco, in modo spaventoso, serviva a spaventare le anime e a tenerle appunto lontane dai centri abitati. In particolar modo si vestivano i bambini perché sono anime innocenti, quindi sono anime che sono considerate più appetibili per le forze infernali, e quindi questo era un modo per proteggerli. Chi invece sostiene l'altra ipotesi, sostiene dando come tesi il rafforzamento del concetto delle lanterne. Quindi ci si vestiva in modo grottesco perché il defunto che ti vuole bene ti riconosce anche oltre il travestimento. Il defunto che non ha nessun legame con te sarà spaventato e si terrà a distanza. Resta comunque il fatto che ci si vestiva da moltissimo tempo, ci si è sempre vestiti da cose che fanno paura. Qui questo va a confermare ancora una volta che non si tratta di un carnevale horror come spesso ce lo vogliono far passare, si tratta di una tradizione molto molto antica. Il concetto di dolcetto scherzetto da dove nasce? Deriva appunto dal fatto che veniva imbandita la tavola per i defunti e che spesso i bambini facevano delle raccolte per la comunità, per un altare comune, per tutti quei defunti dimenticati, perché magari morti troppo tempo fa,
perché sconosciuti alla comunità, eccetera, eccetera. E quindi i bambini raccoglievano questi dolcetti e li portavano sull'altare comune. La cosa è stata ulteriormente rafforzata poi in periodo cristiano, dove le raccolte che venivano fatte non erano di dolci in genere, erano di elemosine. In particolar modo questa è una tradizione tipicamente campana. Cioè, non so se ci sia anche in altri posti, ma è probabile di sì, ma qui in Campania c'è un forte culto delle cosiddette anime pezzentelle. Cosa sono? Sono anime che per tutta una serie di ragioni non sono potute accedere al paradiso, ma non hanno compiuto cose per cui essere condannate all'inferno e si trovano appunto nel mezzo, quindi nel purgatorio. Spesso sono anime dimenticate che non hanno nessuno che preghi per loro. Nel culto cristiano, pregare per un'anima che si trova in purgatorio facilita, e abbrevia il suo tempo nel purgatorio, facilitando appunto l'ascesa al paradiso. Ma se non c'è nessuno che prega per te, tu sei destinato a rimanere in purgatorio per sempre. Quindi a Napoli si sviluppò questo culto, portato avanti principalmente dalle donne che si occupavano dei teschietti raccolti negli ossari comuni. Si prendevano un teschietto, cominciavano a prendersi cura di questo teschietto, gli accendevano il lumino, lo lucidavano, lo mantenevano in ordine in queste piccole teche. E pregavano per la sua anima perché ascendesse al paradiso in cambio di piccoli, piccoli favori, facevano anche piccole donazioni. E i bambini, durante il giorno della commemorazione dei defunti, andavano di casa in casa raccogliendo delle donazioni in denaro da destinare appunto alle anime pezzentelle per acquistare ceri, per costruire le casettine ai teschietti, eccetera, eccetera. Se avete modo di venire a Napoli, io vi suggerisco di visitare il cimitero delle Fontanelle, che è un ossario, uno dei più antichi, probabilmente. Non sono ferratissima sugli ossari di Napoli, però è sicuramente il più famoso. E vi consiglio di prendere una guida, perché una cosa è vedere l'ossario, e una cosa è vedere l'ossario e sentirsi raccontare tutte le storie dietro questi piccoli teschietti, molte delle quali sono inventate o comunque esagerate, ma vanno a far capire quanto fosse intenso, questo attaccamento ai morti, ai defunti sconosciuti, appunto alle anime pezzentelle. C'è anche una chiesa sul Via Tribunali che mi pare si chiami Santa Maria al Purgatorio. Santa Maria delle Anime, cioè ci sono stata, ora non mi ricordo, vi lascio giù tutti, cioè vi lascio giù tutti i link ai siti, eccetera, eccetera, e magari vi lascio in sovrimpressione il nome effettivo della chiesa. Mi rendo conto che con questo periodo di chiusure e cose varie vi sarà difficile, però se avete modo di spostarvi e vi trovate a Napoli, veramente quella è una delle cose che vanno viste, ma che non trovate quasi mai nelle guide turistiche. Pensate che in Campania era così forte questo culto delle anime pezzentelle che il vescovo, vi sto parlando del 500, del 600, cioè quindi diversi secoli fa, fu costretto a proibirlo. Perché le persone andavano a pregare queste, le cosiddette capuzzelle, perché appunto si conservava solo il teschio, il resto del corpo veniva, cioè il resto delle ossa venivano ammucchiate, tutti i femori da una parte, tutte le tibie dall'altra, eccetera. Cioè si pregavano più queste testoline che non i veri e propri santi, il che era considerato veramente eretico, ma era un culto così capillare che non si poteva dare fuoco all'intera città per eresia, e di conseguenza si è cercato per anni di reprimerlo, proibendolo, eccetera, eccetera, ma non ce l'hanno mai fatta. E infatti, anche se oggi non esiste più come culto, il culto delle anime pezzentelle, ha comunque un importante valore storico. La maggior parte dei napoletani lo conosce. Non dico le generazioni più nuove, ma per esempio già la generazione di mia madre sa molte, conosce molte tradizioni legate a questa cosa, che sono appunto strettamente legate al culto all'origine della festa di ogni santi, quindi di Halloween e di conseguenza di Samhain. Vi ho detto le cose più fondamentali, mi sono voluta principalmente concentrare
appunto sulle sue origini, sull'origine interiore che ha questa festa, principalmente perché da pagana mi dà un po' fastidio che venga così fraintesa. Io sono stata molto contenta quando l'abbiamo riadottata, nonostante sia stata riadottata un po' all'americana, ok? È bello, cioè è una cosa bella anche perché è la mia festa preferita, quindi è una festa a cui tengo molto. Ed è bello vedere un pochino il passato che ritorna, ecco, anche con tutte le modifiche, anche con le modifiche sceme, non fa niente. È bello soprattutto perché ve l'ho detto, è una delle poche feste pagane che nel tempo ha mantenuto il focus originario, ossia il culto dei morti, la preparazione alla terra che comincia ad addormentarsi. Quindi il nostro speciale di Halloween finisce qui. Noi ci vediamo mercoledì con il solito video a tema capelloso. Io spero che il video vi sia piaciuto. Per chi avesse votato per l'argomento gatto, non si preoccupi perché ho intenzione di pubblicare uno speciale sul folklore del gatto. Del gatto nero in particolare, il 17 novembre, che è la giornata mondiale appunto del gatto nero, quindi cade a puntino. Detto questo, io non posso che augurarvi un buon Samhain, un buon Ogni Santi, una buona commemorazione dei defunti. Vi abbraccio tanto se questo 2020 vi ha portato via qualcuno, perché è stato già un anno difficile in generale, perdere anche qualcuno è ancora più difficile, quindi tanti tanti baci, tanti tanti abbracci e ci vediamo mercoledì.